Se la cattedrale di Notre-Dame parigina rappresenta il gotico alle sue origini, la sua omonima a Chartres è l'espressione dell'affermazione del gotico. Siamo infatti proprio a cavallo tra XII e XIII secolo, periodo in cui sta per germogliare la fase detta aurea del gotico. La cattedrale di Notre-Dame à Chartres sorge su due precedenti costruzioni, entrambe distrutte da incendi, una prima fondazione romanica e una seconda costruzione già gotica di cui restarono in piedi cripta e facciata ovest. La cattedrale che vediamo oggi, iniziata nel 1194, se pensiamo anche ai successivi rimaneggiamenti cinquecenteschi, è dunque il risultato di stratificazioni storico-artistiche che la rendono unica nel suo genere. Ma come mai questa cattedrale è stata tanto importante per i cristiani? Perché storicamente e questa cattedrale ospita un'importante reliquia, ovvero il velo che la Vergine Maria indossava durante l'Annunciazione. Allora, tre sono le caratteristiche, diciamo così, eccezionali di questa cattedrale. Innanzitutto la sua grandiosa semplicità strutturale, che la renderà iconica dell'architettura gotica. In secondo luogo, il suo corposo complesso scultoreo, presente sui ben 9 portali esistenti, e infine i 2600 metri quadrati di vetrate che ospita, tra i più vasti e i meglio conservati. Cominciamo ora con l'osservare la pianta. Aspettate che ho perso, eccola qua. Allora, la pianta è a croce latina, come vedete, presenta tre navate sia nel transetto, che vediamo qua, che anche nel corpo centrale. Il transetto, come potete notare, risulta poco sporgente e traslato al centro. Le navate divengono 5 nella zona invece del coro, che è caratterizzato anche da 4 cappelle radiali e una cappella assiale. La facciata principale, torno un attimo indietro, eccola qua, è serrata, come potete notare, tra due torri molto alte, percorse da robusti contrafforti e divisa verticalmente tra portali strombati, finestroni centinati e infine un ampio rosone sovrastato da una galleria di sculture. Le torri campanarie sono fortemente asimmetriche. Quella di destra è la più antica ed è sormontata da una sobria guglia dalla forma quasi conica. Quella di sinistra invece appartiene al periodo tardogotico, detto fiammeggiante, ed è caratterizzata da una guglia più stretta e ricamata da una serie di pinnacoli e decorazioni. Il perimetro esterno, eccolo qua, è imponente, ed è caratterizzato sia dai contrafforti a gradoni, che vediamo qua, aspettate che ve la zoom un pochino, eccoli, su cui poggiano poi gli archi rampanti, sia dalle due facciate del transetto, una di qua, ovviamente una non la vediamo, ciascuna con tre ampi portali e rosone. E facciate di cui vediamo anche le due basi delle torri che avrebbero dovuto coronarle, ma che non furono mai costruite. Procedendo lungo l'abside, notiamo infine la presenza delle cappelle radiali, qua si vedono un pochino, ingabbiate all'interno dei contrafforti. L'interno invece, eccolo qua, è mistico e solenne, potremmo dire, e ispira in qualche modo la contemplazione. Vi ricordo che Chartres è meta di importanti pellegrinaggi. Il soffitto è voltato a crociera ogivale ed è scandito da strette, quindi campate di forma rettangolare.
Lo sviluppo dello spazio interno è strutturalmente essenziale ed è formato da tre soli ordini sovrapposti, le arcate ogivali, il triforio e il claristorio. Per illuminare inoltre la chiesa anche lateralmente, qui a differenza di Notre Dame a Parigi, si rinuncia alle cappelle laterali per lasciare spazio ad ampi finestroni. I pilastri sono del tipo a fascio, ma diciamo hanno la particolarità di essere di due tipi alternati per dare anche qui ritmicità. Qua non si vedono molto bene, ma poi capirete perché non trovavo delle immagini migliori. Allora, il primo tipo è formato da pilastri cilindrici con colonnine ottagonali addossate. Il secondo tipo è inverso, ovvero il fusto è ottagonale e le colonnine addossate sono invece cilindriche. Quest'ultimo è detto pilier cantonné in francese. Le colonnine, inoltre, sopra il capitello si mutano in nervature arrivando praticamente fino al colmo delle volte. Concludo anche oggi sottoponendovi una questione e facendovi vedere alcune immagini relative al recente, abbastanza recente, restauro operato all'interno della cattedrale di Chartres. Che cosa ne pensate?